Qual è la stella più brillante del cielo notturno? A parte che la risposta è nel titolo, alcuni credono che sia Venere, ma per quanto Venere in certi periodi sia davvero molto luminosa, è un pianeta. Altri pensano che sia la Polare, ma questa stella in realtà è famosa perché, come dice il nome, indica il polo nord celeste, e parleremo di lei in un video futuro. Benvenuti o bentornati, cari osservatori e care osservatrici del cielo. Nel video di oggi andremo alla scoperta di Sirio, un astro molto interessante e facile da vedere dal nostro paese in inverno. Se non la conosci e vuoi sapere come trovarla tra quelle mille luci che si stagliano lassù, beh, sei nel posto giusto. Sirio, detta anche Alpha Canis Majoris, ma in verità possiede tante denominazioni, prende il suo nome ufficiale usato oggi da un termine greco che significa incandescente, rovente. Sirio dista da noi soli 8,6 anni luce ed è una delle stelle più vicine al nostro sistema solare. Questo astro lucente ha anche una peculiarità: quando lo guardiamo ci appare come una stella solitaria nel cielo, in realtà essa possiede una compagna non visibile a occhio nudo. Ad essere sincero, non è l'unica, anzi circa la metà delle stelle che vediamo a occhio nudo in cielo e che ci sembrano solitarie si trovano in gruppi di due o più componenti. Questi raggruppamenti non sono degli ammassi stellari come abbiamo visto nel caso delle Pleiadi, sono piccoli gruppi composti da un numero esiguo di stelle legate tra loro dalla reciproca forza di gravità. Se il sistema è formato da due componenti viene chiamato sistema binario, altrimenti viene detto sistema multiplo. Sirio è un sistema binario. La componente più brillante e che vediamo a occhio nudo è detta Sirio A, mentre la compagna prende il nome di Sirio B. Sirio A è una stella di sequenza principale, un termine usato in astronomia per indicare le stelle che stanno trasformando nel loro nucleo idrogeno in elio. Sirio A ha una massa circa due volte quella del Sole e la sua età è stimata essere di poco inferiore ai 250 milioni di anni. Della stessa età è la compagna, Sirio B, che però oggi non è una vera e propria stella, è il resto di un nucleo stellare. In altre parole, è ciò che rimane della stella progenitrice, che aveva una massa pari a circa 5 volte quella del Sole e che dopo aver attraversato tutte le fasi evolutive della sua vita, ha terminato la sua esistenza lasciando di sé solo un nucleo inerte, ma che ancora emette un po' di luce. Questo tipo di cadavere stellare è chiamato nana bianca e Sirio B è la nana bianca più vicina a noi. Le nane bianche sono oggetti peculiari e interessanti. Pensate che Sirio B ha una massa paragonabile a quella del Sole, ma concentrata in un volume simile a quello della Terra. Questo ci fa intuire, senza fare conti, che le nane bianche in generale e Sirio B in particolare sono astri con un'elevata densità. Se con un esperimento mentale immaginassimo di portare sulla Terra un metro cubo della materia che compone una nana bianca, questa peserebbe circa 1 milione di tonnellate, cioè sarebbe 1 milione di volte più pesante di un metro cubo d'acqua, che pesa più o meno 1 tonnellata. Sirio A e Sirio B ruotano attorno ad un comune centro, detto centro di massa, ed entrambe impiegano circa 50 anni a compiere un giro completo delle loro orbite. Queste orbite non sono circolari, anzi sono molto schiacciate. In astronomia si dice che hanno una elevata eccentricità, tanto che le distanze tra le due stelle variano dalle 8 alle 32 unità astronomiche. In pratica, se immaginassimo di portare queste due stelle all'interno del sistema solare, la loro minima distanza sarebbe paragonabile a quella che c'è tra Saturno e il Sole, mentre la massima sarebbe circa pari a quella tra Nettuno e la nostra stella. Quando possiamo osservare Sirio? Come oramai saprete se seguite questa serie, il momento migliore, anche se non è l'unico, per guardare un astro è quando passa per il meridiano. In questo modo lo potremo osservare alla massima altezza sull'orizzonte dal luogo in cui ci troviamo. Ma quando transita al meridiano questa brillante stella? Procediamo come al solito e prendiamo come data di riferimento il 5 gennaio, perché Sirio passa per il meridiano a mezzanotte da Bologna.
Come sempre in questi video do delle indicazioni di massima. L'ora esatta del transito al meridiano di un astro in una certa data dipende dal luogo di osservazione, ma dalle altre città d'Italia l'orario vedrete che non differisce di molto. Ora, partendo dalla mezzanotte del 5 gennaio e sapendo che le stelle anticipano il loro transito di 2 ore ogni mese, troviamo velocemente che il 5 febbraio Sirio passa al meridiano alle 22 e il 5 marzo transita al meridiano intorno alle 20 e così via per i mesi successivi, ovviamente tenendo conto dei cambi d'ora. Quindi, il periodo migliore per osservare Sirio alta sul meridiano la sera va dai primi di gennaio a marzo. Ovviamente questo non è l'unico periodo in cui la si può osservare. Infatti, nei mesi successivi a marzo, Sirio transita al meridiano sempre più in anticipo e la sera la vedremo nel tratto discendente del suo percorso celeste giornaliero. Va da sé che nei mesi precedenti a gennaio potremo vedere Sirio alzarsi sull'orizzonte durante la sera e passare al meridiano in tarda notte. Il 5 dicembre infatti transita alle 2 e intorno al 5 novembre lo fa alle 4 della mattina. Infine, dal 10 maggio fino al 20 agosto Sirio non sarà facile da vedere perché transiterà in cielo per lo più durante il giorno. Dall'Italia questa fulgente stella impiega circa 10-11 ore a compiere la traversata celeste giornaliera. Per via della sua luminosità, Sirio è un astro davvero facile da vedere anche in condizioni non ottimali. Infatti si può osservare quando c'è la luna piena o quando è bassa all'orizzonte o in opportune condizioni anche di giorno. Ma di questo ne parleremo alla fine del video. Sirio si trova nel Cane Maggiore, una costellazione non molto nota a chi non è appassionato di cielo, forse perché, a parte Sirio, le altre stelle non spiccano per brillantezza e forse anche perché è una costellazione che rimane bassa all'orizzonte alle nostre latitudini. Infatti, Sirio si trova nell'emisfero australe celeste. In pratica vuol dire che dal nostro emisfero vediamo Sirio sotto l'equatore celeste, di circa 17 gradi. Ebbene sì, dal nostro paese vediamo un po' del cielo australe, perché ci troviamo a una latitudine diversa da quella del Polo Nord. Se ci trovassimo esattamente al Polo Nord, vedremmo tutto e solo l'emisfero boreale celeste, poiché l'equatore celeste corrisponderebbe con il nostro orizzonte. Spostandoci sulla Terra, a latitudini inferiori verso l'equatore, il polo nord celeste si dirige verso l'orizzonte e l'equatore celeste si alza in cielo, permettendoci così di vedere una porzione sempre maggiore del cielo australe. Tanto più ci dirigiamo verso sud, tanto più cielo australe potremo osservare. Ne segue che nell'osservazione di Sirio sono avvantaggiate le regioni del meridione, che potranno vedere questa stella alzarsi in cielo al meridiano fino a circa 35 gradi sull'orizzonte, una decina di gradi in più rispetto alle regioni settentrionali del nostro paese. Per trovare Sirio c'è un metodo davvero facile che richiede semplicemente di saper riconoscere la costellazione di Orione. Orione l'abbiamo già incontrata nel video sulle Pleiadi. È una costellazione che si trova sull'equatore celeste, ha la forma di un trapezio, ecco i vertici, vediamo 4 stelle brillanti, i cui nomi sono Rigel, Saif, Betelgeuse e Bellatrix. Quasi al centro del trapezio si scorgono facilmente 3 stelle che appaiono allineate a formare una sorta di cintura, la cintura di Orione per l'appunto. Guardando Orione, partiamo dalla stella più a destra della cintura, che si chiama Mintaka. Ci dirigiamo verso Al-Nilam, che si trova al centro, e continuiamo per Al-Nitak, quella che è a più sinistra del trio, e proseguiamo il percorso appena indicato per poco meno di una ventina di gradi, cioè una spanna a braccio teso, fino a quando non incontriamo l'unica stella luminosa che si trova da quelle parti. Sirio, per l'appunto. L'osservazione di Sirio a occhio nudo è davvero facile, essendo la stella più brillante della notte. Per essere guardata non richiede né strumenti particolari né la tecnica della visione distolta. Sirio è talmente luminosa che può essere osservata facilmente anche dai centri urbani.
Però, come consiglio sempre in questi video, vi sprono a osservare il cielo da luoghi bui per riuscire a scorgere non solo le stelle più brillanti, ma anche i deboli astri che popolano il firmamento e che nella loro moltitudine, sotto cieli davvero scuri, lasciano col fiato sospeso. In questo modo potrete accorgervi della bellezza di questo astro e magari riuscire a identificare la costellazione di cui fa parte il cane maggiore, che assomiglia davvero a un cane stilizzato, sempre usando un po' di fantasia. Lo sfavillare di Sirio nel cielo è superato solo dal Sole, dalla Luna e talvolta da alcuni pianeti. Le stelle che seguono per brillantezza Sirio nel cielo notturno sono Canapo, purtroppo non visibile dal nostro paese, se non dall'isola di Lampedusa, dove la si intravede bassissima sopra l'orizzonte. Poi c'è il sistema di Alfa Centauri, non visibile dall'Italia, ma famosa per una delle sue compagne, Proxima Centauri, che è la stella più vicina al sistema solare. In quarta posizione c'è Arturo, la stella più brillante dell'emisfero boreale celeste, ben visibile nel nostro paese e che conosceremo in un prossimo video di questa serie. Infine, possiamo aggiungere anche che, per quanto Sirio sia splendente alle nostre latitudini, non mostra il massimo del suo fulgente bagliore, perché non riusciamo a vederla in cielo alta sulla verticale. Vedremo sempre allora la sua luce indebolita dall'atmosfera terrestre. Questo ragionamento vale per tutti gli oggetti del cielo. Per godere al meglio del luminoso spettacolo di Sirio dovremmo osservarla dalle zone prossime al tropico del Capricorno, dove nei mesi corrispondenti al nostro inverno questa stella passa vicino allo zenith la sera. Osservare gli astri sulla verticale è una condizione ideale, perché la luce che da essi proviene attraverso uno strato di atmosfera più sottile rispetto a quando osserviamo i corpi celesti bassi sull'orizzonte. In questo caso la loro luce deve attraversare una maggiore quantità di aria e questo altera l'intensità luminosa, il colore e la posizione sulla volta celeste dell'astro. Senza contare poi che le turbulenze atmosferiche deteriorano ulteriormente l'immagine finale che vediamo. Facile da individuare in inverno la sera, Sirio colpisce per il suo splendore solitario, soprattutto se guardata sotto un cielo buio. Delle due stelle che formano il sistema binario, a occhio nudo ne riusciamo a scorgere solo la componente più brillante, Sirio A, la stella che ancora oggi sta bruciando idrogeno nel nucleo. Sirio B, cioè la nana bianca, ha una luminosità inferiore al limite dell'occhio umano ed è osservabile solo in certe condizioni con i telescopi, ma ne parleremo nell'approfondimento finale. L'osservazione delle stelle più brillanti a occhio nudo può apparire noiosa all'esperto del firmamento, ma chi si avvicina al cielo non deve di certo disdegnare questi brillanti diamanti. Cosa possiamo notare di una stella come Sirio? Beh, la prima cosa a cui fare attenzione è l'intensità della luce e per farlo dobbiamo usare come termine di paragone altre stelle. Sia chiaro, non stiamo facendo misure e ciò che ci interessa è sapere se una stella è più o meno luminosa rispetto a un'altra. Come paragone possiamo prendere per esempio Rigel, la stella più brillante della costellazione di Orione. Guardando Sirio e Rigel ci accorgiamo a colpo d'occhio della differenza in luminosità. Infatti Rigel non è la prima ma è la quinta stella più luminosa del cielo notturno. Se adesso prendiamo come confronto Betelgeuse, noteremo ancora di più la differenza in splendore, dato che quest'ultima è nona per luminosità. Ma attenzione, il fatto che Sirio appaia più brillante di Betelgeuse, per esempio, non vuol dire che essa sia intrinsecamente più luminosa della seconda. Se potessimo avvicinarci a entrambe le stelle, alla distanza per esempio che c'è tra Plutone e il Sole, ci accorgeremmo che in realtà Betelgeuse è molto più luminosa di Sirio. Quindi, da cosa dipende il fatto che noi vediamo Sirio molto più brillante di Betelgeuse? Dalla distanza. Una stella molto luminosa ma che è molto lontana da noi ci potrà apparire meno brillante di una stella meno luminosa ma più vicina a noi. L'esempio più lampante è il Sole, che è una stella di medio-bassa luminosità ma che brilla più di tutte le altre stelle del cielo proprio perché è la più vicina a noi.
Quindi, per capire quanto una stella sia intrinsecamente più luminosa di un'altra, gli astronomi usano il trucco di posizionare idealmente tutte le stelle a una distanza ben precisa da noi, a 32,6 anni luce. Adottando questo espediente, l'unico fattore che determina la brillantezza di una stella è la sua luminosità intrinseca. Per fare ciò, però, bisogna conoscere la distanza a cui si trova l'astro. E trovare la distanza di un astro è uno dei problemi che cerca di risolvere l'astronomia. Detto questo, cos'altro possiamo osservare di Sirio? Un'altra caratteristica importante, oltre alla luminosità, è il colore. Notare il colore delle stelle in generale non è facile, perché la luce che proviene da una singola stella deve essere abbastanza intensa da stimolare i coni, che sono i recettori che si trovano sulla retina e che ci permettono di vedere i colori. Purtroppo i coni si attivano solo se colpiti da un numero elevato di fotoni, a differenza dei bastoncelli che sono più sensibili e si attivano con molta meno luce, ma che, semplificando, non permettono di vedere i colori. Nell'osservazione a occhio nudo riusciremo a vedere i colori solo delle stelle più brillanti. Ovviamente non vedremo i colori vividi e sgargianti come nelle immagini, ma soltanto delle sfumature tendenti al bianco, all'arancione o all'azzurro. Se osservate Sirio con attenzione sotto un cielo terso e buio, quando è alla sua massima altezza in cielo, noterete che ha un bel colore bianco tendente all'azzurro. Rigel, la stella più brillante di Orione, ha invece tonalità leggermente più azzurre di Sirio, mentre Betelgeuse ha un colore che tende all'arancione. Un paio di curiosità. La prima è che Sirio è potenzialmente visibile a occhio nudo di giorno, purtroppo non dall'Italia, ma dalle zone della Terra dove la stella passa vicino allo zenith, cioè alla verticale, e con ottime condizioni di visibilità. Vi lascio un articolo in descrizione dove si documenta questa osservazione fatta dallo Zimbabwe. Però c'è da dire che dal nostro paese possiamo vedere Sirio di giorno con l'aiuto di un piccolo telescopio. L'osservazione diurna dei pianeti e delle stelle più brillanti è una cosa complicata che necessita un po' di esperienza e accortezza coi telescopi, ma si può fare. Se siete incuriositi da questo tipo di attività, vi lascio un link in descrizione dove potrete scoprire alcuni dettagli in più su cosa si può vedere e come farlo in sicurezza. L'ultima curiosità è che in questo decennio potremmo osservare Sirio B al telescopio senza l'utilizzo di tecniche particolari, poiché si troverà alla massima distanza apparente da Sirio A viste dalla Terra. Un evento che si ripete ogni 50 anni circa e il prossimo momento topico sarà nel 2023. L'osservazione delle componenti di tale sistema non è semplice, ma non perché Sirio B sia troppo debole o le due stelle appaiano troppo vicine da essere separate con un telescopio, piuttosto perché Sirio A è talmente brillante che la sua luce ingloba anche Sirio B, rendendola impossibile da distinguere se non utilizzando opportune tecniche o in periodi particolari come questo. Quando osserviamo le stelle con uno strumento come l'occhio, un telescopio o una fotocamera, ci appaiono più o meno brillanti, ma non perché stiamo vedendo le reali dimensioni dell'oggetto. Questa apparente grandezza dipende invece dalla luminosità. Più una stella è luminosa, più ci appare grande, perché la sua luce si sparpaglia su un'area tanto maggiore quanto più luce ci arriva da essa. Quindi la luce di Sirio A, che è la stella più luminosa del cielo notturno, si sparpaglia su un'area così grande da inglobare anche Sirio B, e questa seconda diventa visibile solo quando, viste dalla Terra, le due stelle si trovano alla massima distanza. In descrizione c'ho un link con informazioni utili per osservare l'evento, ma magari ci farò anche un video più approfondito. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, condividetelo con gli amici e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.